Ciao a tutti ragazzi, sono Nick. Bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto nelle storie di Instagram, sono arrivati tre nuovi pacchi. Sono tre acquisti che ho fatto per il prossimo viaggio che farò il 20 luglio in Trentino Alto Adige. Mi sono studiato tutto un percorso che farò in solitaria, dove ogni notte dormirò in un lago diverso. Poi vi lascerò il mio percorso e cercherò di raccontarvi la mia esperienza attraverso un video. Essenzialmente questo viaggio in solitaria ho deciso di farlo per andare a scattare ovviamente delle foto di paesaggi e quindi ho scelto i laghi migliori del Trentino Alto Adige per andare a fotografare alba, tramonto, se riesco anche la Via Lattea e qualche foto notturna. Starò via all'incirca 5, 6, 7 giorni, devo ancora deciderlo giusto. Lo so, il tempo stringe, però comunque le prime tappe sono già tutte fissate. I primi 5 giorni sono già fissati. L'ultima tappa sarà all'Alpe di Siusi. Sicuramente avete visto delle foto dell'Alpe di Siusi ed è una cosa che un fotografo deve assolutamente andare a fotografare e a vedere. E niente, quindi guardiamo due di questi tre pacchi. Il terzo lo tengo per un video separato perché voglio spiegarvi meglio cosa c'è all'interno e perché ho preso questo prodotto, ma iniziamo con gli altri due. Come vedete qui ci sono delle batterie, questo lo apriamo subito perché è un unboxing velocissimo. Essenzialmente sono due batterie non originali, ovviamente per la mia Nikon. Queste tutte e due sono due. Sono due con il suo caricabatterie. Siccome non avevo un budget molto elevato, ho optato per due tarocche, diciamo. Le ho pagate tutte e due 30 euro, mentre una batteria normale di Nikon costa 40, quindi anche se durano solo una volta, faranno il loro dovere. Per questo invece andiamo ad aprire insieme la scatola e poi vi spiego che cos'è questo prodotto, a cosa serve e perché l'ho acquistato. Andiamo ad aprirla. Cutter magico e procediamo con l'unboxing. Ecco, c'è sempre un mare di carte, un mare di scatola per scatole molto piccole. Quindi questa, via. Questo è un kit di filtri graduati. Questi vengono applicati di fronte alla lente dell'obiettivo per scurire le parti troppo chiare. Così riusciremo ad avere esposti correttamente sia la parte, diciamo, di foreground, quindi terreno, tutto quello che è in primo piano, sia lo sfondo dato appunto dal cielo. In più abbiamo dei filtri ND, cioè a densità neutra. Sono dei filtri di colore grigio che riducono l'intensità della luce in maniera uniforme su tutte le lunghezze d'onda. Essenzialmente è come un occhiale da sole posto frontalmente alla fotocamera, nel nostro caso, e servono per dare determinati effetti durante lo scatto. Poi ovviamente quando andremo a parlare dell'utilizzo in manuale della macchina fotografica, questi punti andremo a vederli in modo un po' più specifico. Nella scatola troviamo quattro filtri ND che vanno dall'ND2 all'ND16. Per una riduzione di stop che va da 1, che è l'ND2, a 4, che è l'ND16. Nella scatola troviamo altrettanti 4 filtri, però a densità variabile. Come si può vedere hanno una parte più scura e una parte più chiara. In più nella scatola troviamo questo, che si chiama holder e serve appunto per tenere i nostri filtri davanti all'obiettivo della nostra fotocamera. E per fissare l'holder alla nostra fotocamera, al nostro obiettivo della fotocamera, ci sono questi che sono semplicemente delle ghiere di riduzione. Per esempio il mio obiettivo, quello che ho montato adesso, è 77 mm, quindi adesso possiamo andare a provarlo. Si avvita sulla ghiera dell'obiettivo in questo modo e l'holder gli va incastrato sotto. Leggermente si può anche muovere appunto la parte più chiara con la parte più scura. Come vediamo adesso. Analizziamo il prodotto.
Questo è ovviamente un prodotto molto economico, tutto questo kit l'ho pagato 20 euro. I filtri graduati professionali, solo il vetro, cioè solo la parte frontale, senza holder, senza valigetta, senza niente, costa 150 euro diciamo all'incirca. Quindi ovviamente mi aspettavo che questo fosse un prodotto abbastanza scadente. La parte migliore di questo acquisto sono le ghiere, che sono in metallo, l'unica cosa in metallo di questo kit, e la valigetta è abbastanza solida, questa si può utilizzare anche per qualcos'altro, la valigetta non è male. La qualità dei filtri però è veramente pessima, abbiamo filtri in pura plastica che sicuramente porteranno delle aberrazioni cromatiche all'interno della foto. Sicuramente distorgeranno il colore, sicuramente abbasseranno anche tantissimo la nitidezza della foto. Sinceramente mi aspettavo qualcosa di scadente, non così tanto, perché così sono veramente quasi inutilizzabili. Essenzialmente io questi li ho acquistati solo per provare se poi li avrei utilizzati, più che altro poi per capire, difatti si vedono anche tutte le righe già di controluce, sì, la qualità è pessima. Essenzialmente li ho acquistati per vedere uno, come si potevano utilizzare e se li avrei utilizzati, e due, quello che mi interessava era l'holder, perché io ho una focale molto spinta, è un 10-24, di solito appunto come adesso quando registro i video sono a 24 mm, ma quando vado a scattare foto spesso uso il 10 mm perché appunto io faccio molta fotografia di paesaggio e mi piace avere un grandangolo e riuscire a prendere più parte di quello che sto andando a fotografare. Appunto, quello che dicevo, la mia paura era l'holder, perché avendo una focale così tanto spinta, se noi andiamo a 10 mm, potete vedere che sui bordi questo è l'holder. Quindi nelle foto si andrebbe a vedere. Prima appunto di acquistare un holder magari da 200 euro di Nisi, ho preferito prendere questo in plastica becera, che lo monterò tre volte e si spaccherà, appunto per vedere se era utilizzabile a 10 mm. E la risposta è no. Torniamo a 20, più o meno all'incirca. E niente, se vi state approcciando al mondo della fotografia per la prima volta e volete provare, giusto per darvi un'idea di cosa sono i filtri neutri, ma soprattutto come si usano e che utilità hanno i filtri graduati, questo può andare bene per le vostre esigenze, perché appunto è solo a scopo didattico. Li prendiamo, li usiamo un paio di volte, vediamo se capiamo cosa fanno all'interno della nostra foto, vediamo se li utilizziamo e poi, tanto sono di plastica, e poi andiamo ad acquistare un prodotto di un certo livello. Un kit, diciamo, medio buono, con holder, un filtro graduato e un filtro neutro come questo, andiamo a spendere all'incirca 500 euro, quindi è una spesa molto importante. E quindi prima di affrontare una spesa che magari poi è un prodotto che non utilizziamo, che magari non abbiamo ben capito come sfruttare al meglio, che effetti si possono fare di qua di là, è meglio acquistare un prodotto a basso costo, utilizzarlo quelle due o tre volte. Se cade non succede niente, se cadeva quello di vetro avevo già le mani nei capelli perché erano 150 euro disintegrati. Invece questi sono di plastica, si possono prendere e buttare, anche se si graffiano non importa, verrà male quella foto, però l'importante appunto è a scopo didattico. Mentre per le batterie, ovviamente le batterie che abbiamo visto all'inizio, come vi ho detto, le ho acquistate per, adesso non mi ricordo, 30 euro mi pare, sì. Essenzialmente giusto per questa volta, questo giro fotografico che farò. Ragazzi, mi raccomando, quando andate ad acquistare una batteria non originale, assicuratevi che il voltaggio sia lo stesso della macchina fotografica, perché se no rischiate davvero di andare a danneggiare la vostra fotocamera, e questa è una cosa che non vogliamo. L'importante sono i 7,4 volt. Niente ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo per il prossimo unboxing di questo pacco qui. Se non siete ancora iscritti al canale, fatelo per non perdervi le prossime uscite. Lasciatemi un like se questo video vi è stato di aiuto. Se avete parenti, conoscenti, amici che si interessano al mondo della fotografia o che si affacciano per la prima volta al mondo della fotografia, condividetegli il video, così mi aiuterete a far crescere il canale. E iscrivetevi al mio canale Instagram, Lucifer Art, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!